Seppure i dati diffusi dal Comune di Brescia relativamente al numero dei visitati ci indicano che c'è stata una diminuzione per quanto riguarda il capoluogo, cioè la città di Brescia, anche piuttosto sensibile, perché si è passati da 802 sfratti nel 2014 a 582 nel 2015, complessivamente gli sfratti nell'intera provincia di Brescia restano ancora a circa 2000, per l'esattezza sono 1943. C'è una diminuzione, questo è un dato in controtendenza rispetto a tutti gli anni passati, dal 2008, insomma dal svilupparsi della crisi ad oggi, però la situazione resta di assoluta gravità, perché mancano le possibilità di passaggi da casa a casa e soprattutto mancano gli alloggi a canone sociale. Basti un esempio a questo punto di vista: il numero di alloggi ALER che si assegnano ogni anno è di circa 200, quest'anno forse potrebbero essere qualcuno in più perché si sono liberati, sono finalmente disponibili, più che liberati, sono stati sistemati gli appartamenti delle cosiddette case del sole. Però vi rendete conto che con una disponibilità di questo tipo il numero di sfratti di famiglie che quindi si trovano senza avere un alloggio è ancora ben superiore alla disponibilità di alloggi che possono essere messi a disposizione proprio per far fronte anche all'emergenza sfratti, oltre che per chi si trova nelle graduatorie ALER magari già da tanto tempo. Quindi resta ancora una situazione assolutamente d'emergenza, per cui occorrono politiche e strumenti, misure più incisive. Noi chiediamo ad esempio la messa a disposizione di 195 appartamenti del ALER della Torre Tintoretto, la requisizione di una parte del patrimonio immobiliare delle grandi proprietà tipo banche, assicurazioni o della proprietà pubblica ovviamente inutilizzata e a volte abbandonata anche al degrado, e allo stesso tempo chiediamo invece una moratoria, quindi una sospensione degli sfratti per poter adottare politiche concrete, efficaci, incisive.